Nella puntata di questa sera 15 novembre 2017, vedremo quanto vi stiamo anticipando. Una nuova aggressione. Una troupe della trasmissione Striscia la Notizia è stata assalita e rapinata nel parco della Montagnola di Bologna, durante la realizzazione di un servizio sullo spaccio di droga nella zona. L'inviato Vittorio Brumotti, con due cameraman, aveva filmato alcune cessioni di stupefacente, a quanto pare fingendosi un potenziale cliente. Quando il cronista si è svelato, estraendo un megafono per denunciare l'accaduto, è stato affrontato da una decina di stranieri, che gli hanno sottratto le telecamere. Dopo l'aggressione gli stranieri sono riusciti ad allontanarsi facendo perdere le tracce. Poco dopo sono intervenuti i carabinieri, chiamati dallo stesso inviato di Striscia la Notizia, che hanno avviato le indagini, per ora contro ignoti, per rapina in concorso. Due del Gambia, uno dei quali minorenne, sono stati fermati e identificati dai carabinieri a Bologna, dopo l'aggressione alla troupe di Striscia nel parco della Montagnola. Potrebbero non essere direttamente coinvolti con quanto successo, ma su di loro sono in corso verifiche. Ieri sera intanto anche un italiano sarebbe stato rapinato, una persona che si era intromessata tra gli stranieri e gli operatori di Striscia, pare per criticare questi ultimi dicendo che stavano provocando. Nel giardino pubblico, non lontano dalla stazione ferroviaria, da tempo è presente un problema legato allo spaccio, che ultimamente vede coinvolte soprattutto persone provenienti da stati centrafricani, molti senza fissa dimora. Più volte il procuratore aggiunto Walter Giovannini, coordinatore delle indagini sui reati di droga, ha evidenziato la necessità di modificare le leggi che impediscono di applicare la custodia in carcere per lo spaccio da strada.